Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui con la player review di Verratti Tots. Questo giocatore, che dico subito mi ha sorpreso, è secondo me uno dei migliori centrocampisti di tutto il gioco. Come vedrete dalla clip iniziale, l'ho utilizzato in un 4-3-3-4 come trequartista ed è la posizione in cui vi consiglio assolutamente di usarlo perché valorizza tutte le sue statistiche. Queste statistiche sulla carta, benché non sembrino esaltanti, devo dire che in game sono qualcosa di completamente diverso e assurdo. Partiamo subito dalla velocità. La velocità si presenta con un 76 sulla carta e con un 73 di velocità scatto e 78 di accelerazione in game. La velocità scatto sinceramente non mi è dispiaciuta, era buona nella media. Mentre l'accelerazione, a dispetto di quel semplice 78, mi sembrava anche molto di più. Verratti infatti dopo 2, 3, anche 4 passi superava praticamente tutti in velocità, chiunque gli si parasse davanti e si trovava in ottima posizione sia per il tiro sia per le aperture ai compagni. Per quanto riguarda invece il dribbling, che è sicuramente un pro di Verratti, abbiamo un 91 sulla carta e un 89 dribbling puro in game. Il dribbling stretto, così come quello più ampio, di Verratti è praticamente fantastico. Abbiamo un 92 di controllo palla, 94 di agilità e un 99 valore assurdo di bilanciamento che fanno in modo che al primo tocco della levetta, massimo un paio, il giocatore che gli è contro venga superato facilissimamente da questo fantastico giocatore. L'unica pecca è la forza fisica, che si esprime con un 67, sinceramente mi sembrava anche sul 50 perché, lo devo dire, alla prima spallata Verratti vola via. Un altro contro invece sono le 3 stelle skill, se fossero state 4 Verratti sarebbe stato uno dei migliori giocatori del gioco a mani basse. Per quanto riguarda il tiro invece abbiamo solamente un 60 sulla carta e un 49 di finalizzazione, il suo valore più basso tra tutti quanti quelli in game. E allora sul tiro aprirei un discorso un po' più ampio, perché è un po' ambiguo quel valore. Quando si trovava davanti alla porta o in aria, una volta su due la palla entrava in porta, sia a giro sia di potenza, nonostante la potenza tiro sia solamente di 72, quindi niente di eccezionale, e i gol erano anche abbastanza carini. A volte però invece, più delle volte forse, il tiro faceva totalmente schifo e praticamente qualsiasi tiro facessi, anche da sottoporta, anche a giro, come vedrete in un paio di clip mi sembra, andava fuori in maniera totalmente assurda. Quindi l'ho inserito tre contro, ma specificando solamente a volte. I long shot invece non sono ottimi, abbiamo un valore di 63 che vi sconsiglio comunque, perché non riuscirete quasi mai a trovare la porta. Infatti un paio di volte ci ho provato e il risultato è stato ovviamente negativo. Per quanto riguarda il passaggio invece abbiamo un altro pro di Verratti. Troviamo un 87 sulla carta che si divide in 92 di passaggio lungo e 93 di passaggio corto, che uniti al 91 di visione rendono il suo passaggio praticamente perfetto. Ammetto che i passaggi corti mi sono piaciuti un po' più di quelli lunghi, ma le aperture da dovunque e per chiunque egli li facesse erano assolutamente perfetti. Altri valori degni di nota sono quel 93 di aggressività, che comunque per quanto sia buono unito a quel 67 di forza non fa in modo che gli vada a rubare palla molto spesso, e troviamo inoltre i valori di punizioni e rigore rispettivamente di 71 e 69. Le punizioni non le so tirare forse io, ma comunque non mi sono assolutamente piaciuti. I rigori ne ho tirato un paio, li ho anche segnati, e devo dire che nonostante la barretta verde non sia eccessivamente grande, li tira abbastanza bene. Quindi andiamo a rievocare i pro e i contro di questo giocatore. Tra i pro troviamo sicuramente la accelerazione, come ho detto, il dribbling e il passaggio. Tra i contro invece troviamo il tiro, ma solamente in alcune situazioni, la forza fisica e le 3 stelle skill. Il voto finale è un 9, mi sono sentito di darlo perché è un giocatore fantastico a dispetto di quei 3 contro appena elencati, anche perché questi contro sì sono importanti, ma per un giocatore delle sue caratteristiche non molto. Quindi per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, e se non siete ancora iscritti fatelo. Da Alfred è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!